ci stiamo avviando alla conclusione, ma abbiamo un ospite di grande pregio. Siamo molto contenti che ci sia venuto a trovare, non ha bisogno di grandi presentazioni, lo conoscete tutti, Davide Riondino. È un vero piacere, ho ascoltato tutto con grandissimo piacere. Non sono mai venuto a Roma a questi incontri. Ero molto curioso, questo straordinario luogo, misterioso. Vediamo che cosa si può fare. D'altra parte, sono veramente, sinceramente, felice di aver sentito queste poesie, questi poeti, tutti quanti, i giovani rapper, il rapper... quello con la fine anche la canzone sentimentale, Poeti del Trullo, a cui vorrei iscrivermi, ma credo che tutti noi vorremmo iscriversi a Poeti del Trullo, e come competere con simili ritorni alla, a questo coso delle rime, che a me piacciono peraltro moltissimo. Infatti volevo intanto dire che ho anche partecipato al concorsetto e mi permetto di dirvi che a me mi interessano tutte queste cose sulle improvvisazioni. Non perché io sia tanto bravo a farlo, ma perché mi incuriosisce vedere come funzionano. E allora, dove le fanno molto bene, in questa maniera qua, è a Cuba. Mi è capitato ultimamente andare a fare un po' degli studi, dei documentari sugli improvvisatori cubani. Loro fanno concorsi molto simili, questo mi ha colpito, a quelli che fate voi. In un cappello mettono dei versi di 8 sillabe. E dal cappello estraggono questi versi e decidono prima se il verso estratto è in decima posizione o in prima posizione, in terza e in quinta, perché la loro struttura metrica è fatta di 8 sillabi, per dire qui i versi sono liberi, ma là da 200 anni vanno avanti a inventare tutti i venerdì, sabati e domenica almeno un migliaio di aficionados, di gente che conosce questa tecnica, per cui una ventina sono straordinari. Ecco, lì c'è questo esercizio che estraggono da un cappello un verso iniziale e un verso finale, oppure un verso che deve essere al quarto posto o al settimo posto. Le loro strutture però sono fisse di 8 sillabi, si chiamano decime. Fate ricorrenza 15-18, incombe e alle porte, ma che nella poesia di montagna, poesia militare, c'è dell'anima. Gli alpini hanno questa caratteristica. Io ho trovato alcune poesie di alpini, forse la più drammatica, che si chiama il disguido. L'alpino non è singolo, è in gruppo. Sono dei fanciulli cresciuti, hanno qualcosa come di bambini diventati grandi. Questi cappelli, queste penne, questa virilità maschile, però legata a una innocenza e all'obbedienza. Gli alpini sono in gruppo e obbediscono al capitano, che è una specie di babbo, che a volte gli impone dei compiti gravosissimi. Voi sapete la famosa storia che in 5 pezzi il capitano vuole il suo corpo sia tagliato in 5 pezzi. Che è complicatissimo tagliare un capitano in 5 pezzi, vestiti, poi seppellirli in vari punti dell'Atlante geografico. Però loro lo fanno perché sono, e questo li rende vulnerabili. La virilità, la forza maschile e il gruppo legati a questa obbedienza li rende fanciulli. E a volte si muore per questa fanciullitudine. Tratto tutti noi un po' come fanciulli cresciuti. Quando sembriamo fanciulli cresciuti, ricordiamo gli alpini. E devo dire la verità, ho avuto un momento di commozione quando il nostro organizzatore delle poesie improvvisate, mettendosi qui, Luigi mi sembra si chiama, il fascio di luce lo proiettava sullo schermo questi suoi pantaloni corti, no? e questi peli delle gambe. Era bello vedere questa, no? questa figura un po' fanciulla che lavorava su questo, come molti di noi lo sono, come rapper, come tutti qua, poi dentro uno per non dire, ma anche io, ma tutti qua. L'Alpini dice così. Ecco, che cosa succede quando questi fanciulli vengono per un disguido dell'organizzazione proprio militare, spediti in un posto piuttosto che un altro. Presento quindi il gruppo di alpini, sono 12, tenori, bassi e baritoni, il gruppo di alpini invisibili naturalmente, per i loro muli, una catena. Vorrei un applauso per salutare. Per un errore del dipartimento, terzo alpini da una settimana,
l'han trasferiti a Copacabana, su quella spiaggia tutti bardavano, tutti bardati per far la battaglia d'un boom boom. Quei calzettoni, il capotto della ladron bomba, e sulla spiaggia di Copacabana le brasiliane li sta guardando. Brasiliane li sta guardare d'un bum bum, con quei bicchini amaranto e vermidron bomba, con quegli accenti che sembran pispigli, mentre l'alpino sta lì a sudare. Levati alpino, pudestu capotu, don bom bom, non me la levo la mia brasiliana, don bom bom, che me l'ha dato quel mio capitano, che è il genitore. Noi soldati passa un giorno di gran calore d'un bo-bo, passa tutta una settimana d'un bo-bo, e sono morti a Copacabana disidratati davanti al mare. In questo momento, in questo dramma, e vi ringrazio. Torniamo un'altra volta, facciamo tutto quanto a cordiale.